Mister Di Donato, al di là insomma, del risultato di qualche episodio che poteva anche indirizzare la partita meglio, ci è sembrato di aver visto un passo indietro sotto il profilo della prestazione, della quantità di gioco rispetto al recentissimo passato. Ha detto giusto, oggi forse è la peggiore partita dell'anno. È stato sbagliato l'atteggiamento di una squadra che vuole fare il risultato. Non è questo, mi assumo tutte le responsabilità, perché evidentemente non sono stato io bravo a far capire ai ragazzi che questa era una partita troppo importante da portare a casa dopo la domenica di Taranto, e c'è da lavorare. Da domani ci si rimbocca le maniche e dobbiamo solo lavorare testa bassa e pedalare. Quando si cambiano 5 giocatori nei primi 16 minuti della ripresa, vuol dire che qualcosa è stato rivisto e corretto, insomma, dov'è che ha sbagliato praticamente lei come scelte? Io ho cercato di far giocare, di far riposare quelli che stavano tirando la carretta fino ad oggi e dare la possibilità a coloro che hanno giocato meno. Però a prescindere da chi ha giocato e chi non ha giocato, oggi è stato sbagliato proprio l'approccio, l'atteggiamento, timorosi sempre, e ti ripeto, mi assumo responsabilità perché non sono stato in grado di far capire l'importanza di questa gara e soprattutto a quelli che hanno giocato meno di motivarli a tal punto di disputare una buona gara. Le tre sostituzioni pronti via la dicono lunga sulla partita. Abbiamo visto all'opera la Juve Stabia, muscoli e qualità, insomma una squadra importante. Il gap da colmare quanto è ampio? Vabbè, noi dobbiamo fare un campionato diverso rispetto a Juve Stabia, che ha fatto una squadra di gente esperta, e l'hai detto tu, no? Fisica, muscolare e tecnica. Però questo non vale, cioè nel senso, noi dobbiamo, ti ripeto, da parte nostra ci deve essere un altro atteggiamento. Ogni singola partita deve essere giocata come la morte per noi, e l'atteggiamento non è mai da sbagliare. Puoi perdere, ma sono modi e modi di perdere. Oggi abbiamo perso in maniera proprio totalmente sbagliata. Mister, è una latina che soffre molto la fisicità degli avversari. Lei pensa che questo lavoro si possa risolvere col lavoro o magari serve qualcosa dall'esterno? Sicuramente ci avevamo già pensato, ci lavoreremo e faremo altre scelte, vedremo di mettere centimetri della prossima partita in campo. L'esclusione di Esposito? No, Ciccio solo per farlo recuperare, perché è un giocatore che stava tirando la carretta dall'inizio, e dare più minutaggio anche a Giorgini, che ha fatto bene. La scelta è stata solo per quello, perché tre partite una settimana con viaggi si sente, quindi era per quello. Poi alla fine l'ho dovuto mettere dentro perché stiamo sbagliando tanto ed è un giocatore che appunto mi tira sulla squadra, no? Però alla fine ti ripeto, oggi è stato quello che è sbagliato, è stato l'atteggiamento, e non sono stato bravo io a far capire appunto l'importanza di questa partita. Oggi era da far punti, purtroppo non siamo riusciti, adesso c'è solo da lavorare, come ho detto, testa bassa e pedalare senza guardare indietro. L'impressione è che in questo momento in attacco non ci siano garanzie. Ma è tutto in generale oggi è stato tutto sbagliato in generale. È normale che quando non fai la prestazione pure le punte ne risentono, sia in un verso che in un altro. Ti ripeto, quando sbagli atteggiamento, hai paura di giocare la palla in avanti, la giochi sempre indietro, anche per le punte diventa difficile. Io penso che sia più un... abbia sbagliato di squadra più che non le punte non all'altezza. Le punte fino adesso hanno fatto bene, Carletti ha fatto gol, Rossetti stanno facendo tutti bene. Normale che dobbiamo adesso crescere, è arrivato il tempo di iniziare a pedalare. Non ci sono più alibi, non c'è più il tempo da perdere, ma già da domani, se te l'ho detto, testa bassa a pedalare per andare a far punti a Torre del Greco. Ecco, mister, almeno per me un'ultima considerazione: questa è una squadra mediamente piccola come età, insomma, c'è la possibilità che con una scelta di risultati negativi magari si sappia fare un lavoro particolare
visto che sono molti ragazzi. Qua sta a me nel far crescere, ragazzi. È normale che quando hai dei ragazzi lo scotto da pagare sono queste piccole a volte prestazioni altalenanti, però sta nella mia bravura adesso cercare di motivarli al punto giusto, di non fargli subentrare quella paura, ma bensì essere spensierati, perché il giovane deve giocare sempre spensierato, in modo che ci dà qualcosa in più.